Luigiani di Mister Rivetta si prepara al big match della prossima settimana contro il Tor di Quinto, piegando un buon football club che quantomeno nella prima frazione avrebbe meritato decisamente di più rispetto a quanto raccolto. Fasi di studio che si interrompono al settimo, quando una deviazione sporca il destro di Rimascio, mandandolo a sbattere sulla traversa. Neanche 30 secondi dopo un'altra traversa ferma il tiro cross di Palazzi, diventando però un assist per Lico, che sotto porta sbaglia il tapin. Il football club si scuota al ventesimo, con Russo che su angolo trova l'impatto con il pallone ma non la porta. Su calcio d'angolo si fa vedere anche la Luigiani, ma il colpo di testa di Ambrogioni non spaventa Noli, mentre alla mezz'ora il numero uno di Baldari è provvidenziale in uscita a chiudere su Riolo. Nel finale della prima frazione sono però gli ospiti a salire in cattedra. Ci prova prima Russo, Marzani non si fa sorprendere. Poi sul corner dalla sinistra è Frizzi a metterci la testa, chiamando l'estremo difensore Orange all'intervento dei due tempi. Sul rinvio dallo stesso Arsene è Sornosa però a rubare la sfera, mettendo nuovamente i brividi a Luigiani. La ripresa si apre con i biancorossi pronti a scappare via. Al settimo si sveglia Di Mascio, che dal limite pennella con il mancino la traiettoria perfetta per l'1-0. Appena due giri di lancette più tardi, la difesa Orange lascia ancora troppo spazio a Di Mascio, che non si fa pregare e cala anche il raddoppio. Sembrerebbe finita, ma il football ha il sussulto buono al quarto d'ora. Frizzi imbecca Venturi, che parte sul filo dell'offside e tocca la sfera quel tanto necessario per riaprire la gara. L'assalto successivo potrebbe portare addirittura al pari, ma Frizzi manca di un soffio il colpo di testa sul cross di Fusco, all'altezza del secondo palo. L'occasione sprecata costa decisamente caro, perché sul ribaltamento di fronte, Ligo è il più lesto di tutto a piazzare la zampata e chiudere definitivamente la questione. Passa la Luigiani, che mantiene le due lunghezze di vantaggio sul Tor di Quinto e si presenterà allo scontro diretto da capolista del girone B.